Ieri, nel tardo pomeriggio, tantissimi fedeli hanno preso parte alla celebrazione eucaristica tenutasi nella chiesa di Santa Maria in Porto, in occasione della consegna delle reliquie di Santo Giovanni Paolo II. Una ciocca di capelli sarà per sempre custodita nel piccolo reliquiario nella chiesa Ravennate dedicata al culto mariano, culto a cui Papa Wojtyla era particolarmente devoto. Un onore per tutta la chiesa Ravennate, una gioia per i fedeli. A consegnare la reliquia è stato durante la messa concelebrata con l'arcivescovo di Ravenna, Monsignor Ghizzoni, Sua Eminenza Monsignor Mizirla, arcivescovo di Leopoli, in Ucraina, e segretario di Papa Giovanni Paolo II per più di 10 anni. Dopo la canonizzazione posso portare proprio qui una parte del suo corpo, le sante reliquie, qui al santuario molto famoso, anche molto stimato dal Santo Padre, perché santuario mariano, Santo Padre è passato per questa città, amava tanto l'Italia e penso che si troverà qui bene fra i suoi amici, fra i suoi fedeli, quali insegnava tanto lungo tempo e come è importante la Maria nella vita cristiana. Oggi appunto tra poco ci sarà la consegna della reliquia, una ciocca di capelli. Questa è prima classe. Prima classe. Cioè proprio una parte del corpo. Lei è stato il segretario di Giovanni Paolo II per più di dieci anni. Noi lo conosciamo come Papa, ma come uomo, che uomo era? Era un uomo molto semplice, era soprattutto uomo. Amava la Chiesa, amava il prossimo, e non soltanto pregava, non soltanto lavorava, ma anche sapeva godere della vita. E sappiamo che girava quasi per tutta Italia, soprattutto una volta almeno al mese andava di riposare nelle montagne, e passava fra i pascoli e fra la natura. Lui sempre ringraziava che l'Italia lo ha accolto proprio con grande amore come proprio suo Papa, perché dicevano sempre nostro Papa. All'inizio dicevano Papa polacco, poi sempre parlavano nostro Papa. Senta, da tre giorni è santo. Sì, è una cosa molto bella, perché quello che abbiamo visto durante la sua vita, e quello che diceva, come pregava, quello che ci insegnava, quello che faceva, e attirava tutti, ma adesso abbiamo conferma dal cielo che veramente faceva questo con grande amore, faceva con la grazia e era autentico. Appena dopo 2 giorni della sua canonizzazione a Roma, stasera anche noi abbiamo questa grande gioia di accogliere le reliquie di Giovanni Paolo II. È santo, santo. Allora con una reliquia noi accogliamo San Giovanni Paolo II e crediamo che proprio attraverso questi resti mortali, ecco, viene lui a trovarci, e per questo siamo molto molto felici, perché anche a portare le sue reliquie sarà il suo segretario personale, Monsignor Mokrzycki. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.